come nascono le idee. E sono calui, perché intanto non è una materia che tu amministri così razionalmente, nel senso che è un lavorio nel tempo in cui metti da parte delle suggestioni. Allora, sicuramente mi interessava da tempo la storia di Caravaggio, perché ha quegli aspetti pirandelliani che dicevo prima, cioè è una storia che scrivono tutti in qualche modo raccontando una versione che è di finzione. Dall'altra c'è il fatto che è una bellissima metafora in sé per sé del dileggio della bellezza fatta in questo paese, e dall'altra c'è l'idea di fare un film sul cinema, di fare un film dove ci fosse il divertimento che ci hanno dato dei film meravigliosi, dove non c'era un tema sociale, però irresistibili, tipo appunto Malpati manda da sola. Se uno se lo rivede è uno spasso totale, perché mette in scena e racconta una modalità in cui ogni volta sei sorpreso, ma ti racconta la vita, ti racconta delle cose totalmente implausibili, ma tu ci stai. Allora, quello che lei mi sta chiedendo è come mi è venuto in mente di fare un film così. Io non glielo so dire questo, non lo so dire. Penso che a un certo punto l'immaginazione di un creatore si trova la sua voce e quindi poi metti insieme gli elementi. Un altro farebbe un risotto. Io ho fatto questo film che appartiene a me e in questa fase della mia vita soprattutto, ma sicuramente, come ha notato Enrico, ha molti rapporti con temi che nel tempo ho trattato. Per esempio, evidentemente sono affascinato dall'impostore. Anche questa scrittrice è in un certo senso una che dice di fare una cosa che fa un'altra, è una che scrive. Per esempio, mi interessa molto le persone che scrivono dietro un pseudonimo. Chissà perché. Mi interessava. Stendhal diceva che scriveva sotto pseudonimo perché si vergognava di suo padre. E può essere una motivazione. E in molti altri casi c'è questo desiderio di ricreare un'identità, di essere completamente veri, di avere una seconda volta, diciamo. E noi in Italia abbiamo il caso dell'amica geniale, diciamo, non sappiamo chi è l'autrice o l'autore dell'amica geniale, e io un'idea ce l'ho, però non la dirò. Però sicuramente quello che è interessante è il gioco dell'identità che propone quel desiderio, che è un desiderio che si paga caro, perché una persona che scrive sotto pseudonimo si priva dei piaceri del proprio nome, quindi delle vanità, e le vive, ma le vive tutte non pubblicamente. Non potrebbe essere qui dove sono io a fare una discussione, per esempio. E quindi è molto interessante dal punto di vista, perché è una specie di iperbole di tutto quello che a me interessa, cioè di un non detto, e di una persona che in qualche modo lavora per nascondersi. Nel corso del film poi invece le vicende, soprattutto il personaggio di Renato Carpentieri, che poi scopriremo essere suo padre, la trascina fuori da questo desiderio d'ombre. Però mettere insieme tutto questo, non saprei dirlo come avviene. Uno si mette davanti al foglio e comincia a scrivere, e le idee nascono in un modo, molto spesso ti vengono a trovare. Certo, devi essere in grado di accoglierlo.